Bentornati sul canale. Oggi vedremo come costruire un controller arcade compatibile sia con PC, con PS3, con Raspberry, quindi tutti i vari emulatori. Ecco il joystick con questa serigrafia che ho disegnato con Photoshop. Vi lascerò anche in descrizione tutti i link. Si connette ai vari dispositivi tramite la porta USB e adesso ve lo faccio vedere anche acceso. Adesso collego la porta USB e si accendono anche i pulsanti luminosi. Questi due laterali sono per gli emulatori di Flipper. Pulsante Select o Coin e Start. Ho inserito anche un pulsante Mode che serve a switchare tra joystick analogico e digitale. E sarà un tutorial passo passo diviso in due parti. Se vi piacciono questi tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, lasciare un like e per qualsiasi domanda lasciate pure un commento qui sotto. Ma adesso partiamo subito con il tutorial. Buona visione! Il progetto si basa su questo kit EG Start con un controller Sanwa e dei pulsanti luminosi. Come vedete il prezzo è facilmente accessibile, a cui ho aggiunto dei pulsanti Sanwa che ho acquistato con colori personalizzati da un negozio eBay. E questo è il negozio da cui ho acquistato i pulsanti Sanwa, a cui ho aggiunto 10 connettori a 2 pin. Ma passiamo subito alla costruzione del case. We'll be right back.
Nella seconda e ultima parte vedremo la laminazione della serigrafia e anche il finale della costruzione di questo progetto. Bene, la prima parte di questo tutorial finisce qui. Se non volete perdervi la seconda parte, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettete un bel like se il video vi è piaciuto e attivate la campanellina per non perdervi altri video come questo. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!